subito in diretta, come promesso ai nostri microfoni, l'organizzatore della Gran Festa del Pane che si terrà ad Altomonte, Antonio Blandi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto alla nostra programmazione di Radio Studio 95 Melito TV. Il Gran Mattino finalmente è con noi a parlare di questa grande manifestazione molto rinomata nel territorio calabrese. Sì, non c'è dubbio. Altomonte è uno dei più bei centri della Calabria, nei borghi, rinnova il suo appuntamento storico da ben 11 anni sulla valorizzazione del pane come prodotto identitario e come, diciamo, come prodotto, come marcatore anche turistico. Sì, è già iniziata, quindi già sicuramente un bilancio di 2 giorni, di 1 giorno e mezzo. Quanta gente è nel borgo? Vabbè, il borgo è pieno di turisti che chiaramente vengono per la festa del pane, ma vengono anche per il borgo di Altomonte. La festa che ogni anno si caratterizza con un tema, quest'anno il tema è mensa sana in corpore sano, e chiaramente vuole affrontare il problema della valorizzazione dei grani antichi e dei pani tradizionali, cercando chiaramente di fare delle cose concrete. Oggi si parlerà proprio di un progetto che vuole costruire un gruppo di lavoro per una legge regionale sulla tutela dei grani antichi che possa consentire ai produttori di poter produrre buon gran e quindi avere la possibilità di metterlo sul mercato, cercando di creare anche un reddito e non soltanto parlando dal punto di vista culturale e tradizionale. Quindi sicuramente questo è uno dei punti più importanti della manifestazione, dare dignità e decoro per il lavoro dei contadini o comunque chi è alle prese con un'impresa, dare un maggiore lustro. E sicuramente il fil rouge dell'evento è il buon pane, quello fatto con le farine di grani antichi da agricoltura biologica e macinati a pietra, che è una tendenza fashion, ma è una tendenza sicuramente salutare all'insegna del buon cibo. Guardi, non c'è dubbio che il pane rappresenta l'elemento che abbiamo ogni giorno sulle nostre tavole, quindi è chiaro che deve essere buono, perché altrimenti noi mangiamo del veleno, e lo dimostra il fatto delle tante patologie legate all'utilizzo di farine industriali. Però non c'è dubbio anche che bisogna far sì che la possibilità, l'accesso ai prodotti buoni sia permesso a tutti e non soltanto a chi ha un'economia in grado di poter sopperire a livello economico alla richiesta di prodotti più costosi. Noi, l'obiettivo nostro è quello di costruire un sistema virtuoso, infatti parleremo dei grani antichi, delle farine, ma parleremo anche del pane come valorizzatore turistico. Infatti c'è il Cammino del Pane, questo progetto ambizioso che vede già più di 15 comuni presenti che partecipano, da Bova fino a Cerchiari di Calabria, passando da Altomonte, per cercare di fare una grande rete. Noi stiamo cercando di mettere in campo più strumenti, tutti quanti dal basso, e che hanno un solo obiettivo, costruire sicuramente un futuro migliore e chiaramente buono come il pane. E sicuramente un futuro migliore per i tanti giovani che sono alle prese con tantissime imprese, con il duro lavoro, e dal confronto fra le parti si cercherà di dar vita al manifesto del buon pane per stabilire assieme quali saranno anche i percorsi calabresi, quindi un'iniziativa molto importante. Sì, non c'è dubbio. È chiaro che alla fine ci sarà un documento concreto, il manifesto del buon pane, che chiaramente sarà un documento aperto, non è un documento chiuso. Lo porteremo poi sui territori per cercare di confrontarci anche con altre realtà, sperando che la comunità delle persone che amano costruire un futuro migliore e che sull'agricoltura e sul recupero dell'identità possa in qualche modo essere partecipe e condiviso in maniera orizzontale.
Un'altra iniziativa che sarà presentata durante l'evento è il Panturismo, che è il cammino del pane, un progetto del network TEO, che è il turismo delle esperienze dell'ospitalità. Sì, come dicevo prima, il pane è un elemento che unisce tutti i territori, è un elemento antropologico che in Calabria in maniera particolare rappresenta la storia di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha un pane, ha un territorio e il panturismo è questo, è nient'altro che il pretesto del pane che diventa guida su un territorio, per il territorio e per la valorizzazione turistica. E anche ha un aspetto di condivisione, anche perché dà una vera e propria identità. E, appunto, il pane ha un aspetto antropologico, ma anche un aspetto di condivisione, di unione. Ecco, l'adesione di tante istituzioni, di tanti comuni insieme, la dice lunga sulla manifestazione del pane ad Altomonte. La festa del pane Altomonte è sempre stata inclusiva, non è mai stato un evento di Altomonte soltanto, è sempre stato un evento anche negli anni passati che ha sempre cercato di costruire una condivisione, un'inclusione su un progetto comune. Questo è il pane è condivisione, il pane è l'elemento di congiunzione sia dal punto di vista sacro che dal punto di vista laico, sicuramente, certamente. Quindi la festa del pane di Altomonte è un evento socialmente rilevante, no, non solo da un punto di vista gastronomico, ecco, ma anche incentiva e promuove lo sviluppo economico e produttivo di tutta la regione Calabria. No, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Oramai dobbiamo cercare di fare in modo che ciò che può consentire alla Calabria di crescere dal punto di vista economico è l'agricoltura e l'enogastronomia. Un evento che si occupa di gastronomia come la Festa del Pane non può che essere un evento che guarda allo sviluppo oltre che all'aspetto ludico e all'aspetto conviviale. Questi 3 giorni che cosa saranno presenti oltre alle degustazioni e ai vari incontri? Beh, oltre agli incontri c'è chiaramente animazione, musica popolare, mostre, ci sono reading letterari, ci sono artisti di strada e tanta, tanta convivialità, convivialità. Quindi ricordiamo la festa d'Altomonte a Cosenza, un appuntamento da non perdere, una manifestazione riconosciuta non solo a titolo ecco, regionale Calabria, ma in tutta Italia, poi ad Altomonte che è il centro storico, uno dei borghi più belli d'Italia, tra l'altro. Sì, li aspettiamo tutti, anche oggi e domani sono i giorni che rimangono dalla festa del pane per passare uno splendido fine settimana alle pendici del Parco del Pollino, però in un posto che potrebbe essere in qualunque parte del mondo perché è un posto meraviglioso, è ricco di storia e di cultura. Grazie mille ad Antonio Blandi, organizzatore della manifestazione Il Pane, la grande festa del pane d'Altomonte che si terrà a Cosenza. Noi appunto vi invitiamo tempestivamente ai nostri studi qui a Melito Porto Salvo per avere maggiori ecco, informazioni non solo della festa del pane ma anche di tutte le altre iniziative che si susseguiranno nell'estate 2017 che so indiscrezioni saranno tantissime. Grazie, a presto. Grazie, a presto.